KTM arriva ad EICMA 2019 con tre novità, una per ogni cilindrata, piccola, media e grande. Partiamo dalla piccola con la nuovissima 390 Adventure. È la porta d'ingresso al segmento delle Adventure Touring della casa di Mattinghofen. Allora, andiamo con ordine, partiamo dalla tecnica che ha tanto in comune con la Duke 390. Infatti il motore e il telaio sono gli stessi. Abbiamo sospensioni completamente regolabili, della ovviamente marchiate VP, cerchi in lega da 19 pollici all'anteriore, 17 al posteriore. In futuro potrebbe arrivare nel catalogo Power Parts anche una versione, cioè una tipologia di cerchio a raggi più adatta magari all'avventura. Proseguiamo dicendo che la sella è sdoppiabile, vedete c'è la porzione per il guidatore e una sezione discreta e ben imbottita anche per il passeggero, che ha il vantaggio di avere delle ottime maniglie da cui aggrapparsi saldamente. Proseguiamo dicendo che la sella è alta 855 mm da terra, i freni all'anteriore, abbiamo un impianto Bybre come potete vedere, stesso marchio anche per il freno posteriore. Le gomme sono delle Continental TKC 70. Adesso però andrei sul ponte di comando, perché la 390 Adventure ha una dotazione tecnologica davvero importante. Abbiamo il ride by wire, abbiamo la piattaforma inerziale che permette di implementare l'ABS di tipo cornering, l'ultimo ritrovato in termini di ABS in quanto a sicurezza attiva, appunto essendo efficace anche in curva. La strumentazione TFT da 5 pollici permette inoltre di collegarsi con l'applicazione KTM MyRide e permette appunto di, come potete vedere in questo istante, vedete, rispondere alle telefonate per esempio o usare il navigatore. La KTM 390 Adventure arriverà in Italia a marzo 2020. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma sarà sicuramente adeguato alla tipologia di moto, ovvero una moto entry level. E voi che cosa ne pensate? Vi piace la nuova 390 Adventure di KTM? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e ovviamente seguiteci sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Twitter e sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!